Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio raccontare una storia che ha talmente dell'assurdo che non può non essere vera. Io ovviamente non lo so, ma per sentito dire, per ci siamo un po' confrontate tra di noi, ci è sembrato così. Allora, che cosa facciamo oggi? Feste passate, Natale passato, tutto passato ed è ok. Che cosa facciamo? Noi apriamo il calendario dell'avvento Glossy Box. Allora, Glossy Box è un marchio che una volta disponibile in Italia, adesso non più ed è perché è inglese ed effettivamente spedisce dall'Inghilterra. Questo me lo hanno inviato a me come ad altre ragazze e abbiamo avuto tutte lo stesso problema. Quindi ci è sembrato che fosse una cosa strana. È un marchio super rinomato perché è un contenitore di tanti marchi come Sephora, Look Fantastic, Douglas, ma di alto livello. E quindi chi cercava di comprare i calendari o anche i prodotti o aveva degli amici in Inghilterra che lo spedivano oppure pagava la dogana. E il fatto è questo. E poi dopo vado al calendario, perché questo calendario veniva, l'ho segnato, 129 sterline, quindi anche un signor calendario, oltretutto è stra pesante. Allora, ci siamo accorte, dato che spedisce dall'Inghilterra, che le ragazze come me, che gli veniva inviato e quindi che sulla bolla di dogana era in porto era zero, ovviamente perché era un omaggio, restava fermo in dogana, penso da fine ottobre o inizio novembre, e li hanno sbloccati ovviamente a metà gennaio. Saranno fatte apposta? Non lo so, forse è un caso. Il fatto è che invece le ragazze che lo hanno acquistato e quindi pagavano la dogana, cioè con bolla dichiarata del prezzo e dovevano pagarci la dogana, è arrivato subito. È arrivato subito a tutto in tempo per Natale. Ovviamente questo non è un problema di Glossy Box, è un problema della dogana inglese. Sì, va bene, ma noi adesso andiamo a questo calendario. Intanto per vedere quali sono i marchi che distribuisce, perché io sinceramente non li so. Non, seguivo Glossy Box tempo fa perché faceva anche la Beauty Box, ma da lì pure dopo ho smesso di spedire in Italia, almeno che non si paga la dogana, e allora ho smesso anche di seguirla. E poi perché è super chiacchierato, quindi ormai il calendario non ce lo guardiamo con le caselline classiche numerate, però per farci un'idea anche di com'è. Così magari l'anno prossimo sapete che cosa guardare. Ecco. Allora, si presenta così. Ok. Ecco. E io lo so fino a qua. Perché qui ci sono i cassettini, che oltretutto sono deliziosi. Io questa la riciclerò. E dentro ci sono tutte le scatoline. A questo punto, non so dove appoggiarlo. Qui. Direi di aprire le caselline a caso, semplicemente a caso, ed magari guardiamo la 1, eccola, che è questa, e vediamo ad esempio la 1 che cosa contiene, poi le altre andiamo a caso tenendo la 24 per ultima. Ecco, la 1 c'è Elemis Pro Collagen Marine Cleanser Anti-Aging da 30 ml. Lo conosco e straconosco perché è sempre da Look Fantastic. Questo. Ok, andiamo avanti. Adesso andiamo un pochino a caso. Quindi, ad esempio, questa è la 20. Long Lasting Liquid Lipstick Larizzi, ecco perfetto, un marchio che non conosco. Pink Mauve, un rossetto, mi sembra anche bellino. Penso che sia un full size.
questa. Peak Move, vediamo. Molto carino. E anche leggermente profumato. Vediamo se adesso diventa opaco. E noi andiamo avanti con la 9. Ah, un po' sono scritte in lettere e un po' in numeri. Anche questo è un full size. Ah, è Yeeco, è eyeliner liquido Black Magic da 0,4 ml, credo che sia un full size. Molto nero. Molto nero e ci piace. Ma è anche un bel calendario. Poi, 15. Magnetone London. Ah, un... scusa, ecco. Magari se l'avrei detto al dritto, ecco. No, il dritto era questo. Madonna santa. Eccoci qua. È un pannetto, no, due pannetti, due dischettini struccanti per rimuovere il make-up, quelli riutilizzabili. Io, oltre che per rimuovere il make-up, questi li utilizzo soprattutto per rimuovere le maschere, spettacolari. Poi si risciacquano e sono riutilizzabili. Molto, molto validi. Cavolo, ci piaceva questo calendario. 18, anche qui vediamo qualcosa di grande. Allo Zoeva, Infinite Potential Mascara, full volume, mascara volume da 9 ml. Questo l'ho visto tra le novità di Sephora. Bello, il pack è bellissimo. E anche l'applicatore ci può piacere assai. Questo è un bel mascara. Sapete che tra adesso, tranne Elemis, perché a me non piace, tutto il resto ci sta. Allora, in questo qui lascio la 23, o la guardiamo, tanto qui dopo c'è la 24, l'ultima. Guardiamo la 23, siamo curiose. Nella 23, ecco, questo è un mini, mini, alla faccia del mini. Ma che cos'è? Antimatter Lipstick, ok. Di chi? Ah, ok, non c'è scritto niente se non il marchietto qui. E ovviamente lo riconosco, la maschera. E a questo punto cerchiamo di aprirlo per vedere il colore. È un 2 grammi. Si aprirà mai senza che utilizzi i denti, si è aperto. Questo è proprio un mini, cioè non credo che mi piaccia, anche se ce n'è dentro di colore. Vediamo, lo mettiamo qui. Ma che bello! È questo. È un nude che mi piace. Bello che per adesso ci siano i nude e non i rossetti rossi, che ci saranno sicuramente prima o poi, ma per adesso era il 23. Ecco, forse dato che era il 23, un rosso ci sarebbe stato meglio, almeno che il 24 poi non c'era rossetto rosso. Andiamo col secondo cassettino e prendiamo la 4 che è enorme. Ok. Ah, ok. Il marchio non lo conosco. Sarah Chapman, London. Fitness Specialist, ok, è un massaggiatore da viso e collo. Quindi effettivamente è bello morbido. Ci sta, che mi è caduto, ci sta. Non mi fa impazzire, sinceramente non mi fa impazzire, però ci sta. Non lo provo perché lo sfotterei inevitabilmente con il make-up. Non sono una grande appassionata di questi massaggiatori, ma con uso costante effettivamente potrebbe anche funzionare. Non lo so. Andiamo a... Ah,
Questo ci piace. Oh, questo è un full size. Potrebbe essere un full size questo, ma adesso se lo faccio vedere meglio. È un 100 ml Pixie, ottimo, Glow Tonic. Questo è il tonico viso all'acido glicolico, col 5% di acido glicolico. E tonico esfoliante per tutti i giorni. È molto simile a Luce Liquida di Vera Lab. Credo che siano le due che preferisco. Sì, sinceramente. Molto valido. Questo mi piace. Bella casella. 13. Ok. Un pennello di Laura Geller, New York. Pennello. Belle setole, bello morbido. Non mi sembra un full size, però. Un po' piccino per essere un full size. Ok, vabbè. Ok, andiamo avanti. 8. Dall'altra parte, perché da qua c'è tutta la carta. Ok, una casellina così per questo, ma ci sta perché la vista così è un full size e già ci piace. Allora, V7 Super Brow è una matita per sopracciglia, quindi sembra un marrone. Andiamo ad aprirla con l'applicatore e la matita. È un marrone scuro, caldo. Guardavo se c'era un colore da qualche parte, ma dark brown, ecco. Ecco, c'è scritto. Ok, andiamo avanti con la 3. Mai aperto un calendario così la veloce. Sì, forse so cos'è. Glow Satin Sleeping Mask, sì. È la mascherina da notte in satin, in raso, di Glow. Non amo questo tipo di prodotto, ma sicuramente il fatto che sia in raso non crea segni sul viso, quindi se uno utilizza le maschere da notte, perché no? Questa è sicuramente migliore. Poi andiamo avanti con l'altro cassetto, di cui vedo la 24, però la saltiamo. Andiamo alla 6. Molton Brown. Irving Gingerly. Ah, Bath Shower Gel. Ok, questo è un gel doccia e bagno da 100 ml. O è molto delicato, non trovo profumazione. Giuro che i profumi li sento. Mi sembra un po' delicato. Va bene, andiamo avanti con la 19. Dove troviamo, oh sì, lo conosco, 5 ml Deep Sleep Pillow Spray di Stiswork, quindi lo spray quello da mettere sul cuscino per rilassare e facilitare l'addormentamento. Sì, il classico, la lavanda. Penso che ormai l'abbiano messo ovunque. L'abbiamo trovato anche in altri calendari. Amo quando interrompono. Allora, 22. Che perché poi mi scordo che cosa stavo facendo. Ok. Verso crema idratante con niacinamide. Ma viso o mani? Viso. Crema nutriente con viso. Ok, è un 15 ml sigillata. Sapete che i prodotti sigillati li lascio sigillati, anche perché ne ho talmente tanti da provare che preferisco... Che rompe le scatole, scusate. Dicevo che i prodotti sigillati li lascio sigillati, perché ho talmente tanti da provare che almeno manteniamo il PAO di quelli che già sono sigillati. Scusate perché qua tra un po' crolla tutto. 14. Peeling
mask e cooking. Don't panic if your skin turns red. Ah, non preoccupatevi se la vostra pelle diventa rossa ed sta lavorando. Usare 5-10 minuti, quindi una maschera peeling. E cooking, mai sentita. E cooking forse. Sigillata, la lasciamo sigillata. Bello che abbia il vasetto in... Oh, guardando, mi sembra solida la maschera. Il vasetto in vetro. Ci piace. E non la conoscevo. 17. Ah, questi... Ne ho di un altro marchio e mi trovo bene. Vediamo un po'. Questa è della... Buclem. Se no fa troppo rumore, è tipo quelle spazzole le massaggianti per il cuoio capelluto ed anche per applicare lo shampoo, per massaggiarlo bene, molto valide. Guardavo se queste cose in gomma hanno una qualche funzione, ma non sembra. Molto valide, mi sembra anche una buona impugnatura, belle morbide. Io ne, dopo averne usate tante e prese su The Wish, Shein e altro, me ne hanno mandata una da... non lo so, di cui mi trovo molto bene. Da dove l'ho presa? Airbust, mi hanno mandato il set ed il massaggiatore per il cuoio capelluto, molto valido, e questo è molto simile. Mi piace questo tipo di prodotto. Allora, qui c'è la 24 che teniamo da parte e andiamo con l'ultimo cassetto. Allora, 2. Oh, qui ci piace. Iniziamo con le cose che ci piacciono. Allora, Wonder Beauty 3 for 2 duo di blush e terra, bronzer e blush. Ma quando è sigillata, eh? Grande anche, bellini e Costa Rei, e là c'è lo specchio, bello grande, quindi bellini e Costa Rei. Molto impercettibili, però non ce li avevo, quindi mi piace provarli, ma anche perché non conoscevo questo marchio e quindi in questo caso mi piace. 21, fermi tutti. Ah, ma non lo sapevo, c'è la 25. Ah, ci piace, pensavo fosse da 24. Ormai è talmente tanto tempo che mi avevano contattato che non mi ricordo neanche più. Allora, torniamo alla 21. Anche questo no, è diverso, almeno non è uguale. Questi sono i Bubble Tea, i cubi da bagno, quelli effervescenti, mentre in un altro calendario abbiamo trovato la palla, qui ci sono i cubetti. Ok, per variare, carino, ci sta. Non so più dove mettere la roba ormai. 5. Avant, altro marchio che troviamo direi sempre. Ed è dove l'hanno trovato? Nel calendario di Look Fantastic e poi secondo me anche in altri. Allora, crema viso con retinolo e acido ialuronico, questa è un 30 ml classica. Avant ed Elemis, credo che l'abbiamo trovata ormai sempre, sigillata, quindi ce la lascio. Andiamo avanti con 7. E poi oltretutto sono marche così buone, perché a me non è che ti fanno wow da dire, ecco, buone, ma
al pari di altre. Allora, Grow George, Intelligent Eye Care Intense, quindi è un prodotto per capelli. Capelli e cute. Non capisco. Prima di aver risciacquato lo shampoo, applicare la maschera sui capelli. No, dopo. Lasciare agire e sciacquare. Vabbè, la proviamo. 30 ml. Io forse dalla telecamera sono un po' lontana, ma forse dovete vedere un attimo il casino che ho. Ok, chiusa. Sì, abbiamo lo shampoo. Ah no, è una maschera, non è uno shampoo. Quindi va bene. 12. Direi che è una maschera. Lip Mask di Vita Mask. Rimpolpa e ripara. Carina. Ci sta anche perché comunque era il 12. Quindi adesso abbiamo il 10. James Read Gradual Tan Sleep Mask Facial Retinol. Quindi è una maschera viso da notte al retinolo che fa una gradual tan, abbronzatura graduale. Potrebbe essere. Proverò. È un po' un mistero perché di queste marche non ne conosco quasi nessuna, sinceramente. Si vede che non... scusate, 16. Si vede che non hanno superato il confine. Steve Laurent. Apriamola. Lip liner, una matita labbra. Vediamo a questo punto se ci sta con alcuni dei rossetti che abbiamo ricevuto. Allora, la matita è questa, quindi è un full size, chiusa oltretutto, quindi packaging assolutamente niente da dire. Ed è un nude. Sì, è un nude, ma che non ci azzecca assolutamente niente con i rossetti. Va bene. Andiamo avanti, quindi abbiamo la 24 che ho appoggiato qua e la 25. 24. Radial. Oh, questa a me non lo conosco. Soft Focus Glow Drops. Non conosco il prodotto però. Gocce. Vabbè, leggiamo, dai. Gocce illuminanti. No, base illuminante. Ecco, l'unico prodotto che conosco, ditemi che è una base illuminante, che io con la pelle mista non è che sto a illuminare. Allora, un profumo ottimo. Sì. Soft Focus Glow è un siero primer illuminante. Ecco, l'unico prodotto che conosco che dico ok, è molto... anche se assorbe velocemente, lo proveremo. Prima di dire sciocchezze lo proveremo. E allora a questo punto 25, che dalla forma, così, 25, già un calendario con 25 caselle. O è una palette? O è una cavolata. Allora. Da Beauty. Speriamo, perché non c'è neanche quel pochino di imbottitura che c'è di solito. Mercury Retrograde. Mamma mia. Una palette di Urban Beauty. Da Beauty ed oltretutto in full size. No, vabbè. Allora, al 3 l'apriamo, perché speriamo bene. E se è intera... No, prima apriamola.
Ok. Intera. Allora, unica cosa è che è di quelle con lo specchio che non posso piegare, ma io devo farvela vedere, nel caso non la conosceste già. Spettacolo. Spettacolo, molto molto spettacolo e soprattutto perché era una di quelle palette che assieme a quella di Urban Decay è una di quelle che avevo davvero ammirato. Sì, ho bisogno di luce ultimamente, mi piacciono i colori luminosi. Qui ci sono dei pastelli opachi e dei colori del glitter che secondo me sono belli, molto molto belli, molto molto belli. Allora, questo era... Aspettate che l'appoggiamo qui. Che non cade, era tutto il calendario dell'avvento di Glossy Box. Come vi ho detto, c'è stato questo contrattempo, ma comunque sia, spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia ed è fatto scoprire un brand nuovo. Scusa, ti rinserisci o grazie, no, perché volevo tirarti su. Ah, più leggero adesso. Vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo, un brand nuovo ed magari dei prodotti nuovi. Niente, fatemi sapere come pensate che sia questo calendario, se valeva il prezzo, se valeva la fatica, la dogana e tutto quanto, ed se comunque, anche se così tanto in ritardo, vi ha fatto un pochino di compagnia e piacere averlo messo spacchettato. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!